E lui stesso diventerà questo lievito, sarà l'animatore e ne costituirà tantissime di comunità, Corinto, a Filippi, e verrà, ecco, nel suo viaggio giungerà anche a Roma, dove testimonierà con la sua vita, con l'effusione del sangue, la sua vita spesa, donata, come pane spezzato, frammentato per il Signore. Oggi poi, tra l'altro, ricordiamo anche la festa, la solennità per noi della diocesi di San Giorgio, martire, che è patrono, compatrono della nostra diocesi, e un pensiero speciale, particolare, lo vogliamo anche dedicare al Papa, a Papa Francesco. Sapete tutti quanti voi che il suo nome è Jorge, no? Giorgio, Jorge Mario, Giorgio Mario Bergoglio. Ecco, oggi una preghiera particolare anche per il Papa, che davvero anche lui è per noi pane che si spezza, quella parola che con semplicità, con chiarezza spezza per noi, ma anche lui davvero con la sua testimonianza ci fa capire quanto avere fame e sete di Gesù ci rende davvero felici. Davvero, preghiamo per lui, perché il Signore lo possa ancora conservare a lungo, perché possa donarci sempre questa parola di consolazione e confermarci nel nostro cammino di cristiani.